Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. E parliamo proprio del pianeta in questo caso. Questa puntata la dedichiamo al pianeta e l'avrei chiamata SOS Gaia, Salviamo il pianeta, perché si parlerà di deforestazione, si parlerà dei danni incredibili che stiamo facendo alla nostra madre terra, la nostra unica vera madre. E ne parliamo con i nostri ospiti che sono Enrico Moriconi, medico veterinario, garante diritti animali della Regione Piemonte, benvenuto. Grazie. E ne parliamo con Gaia Angelini, presidente Green Impact, benvenuta Gaia. Grazie dell'invito. Allora, io andrei con un breve filmato realizzato proprio da Green Impact, così ci introduce nel tema. Andiamo col filmato. La deforestazione è un gravissimo problema tra i tanti che infliggiamo al nostro pianeta ed è anche una delle battaglie di Green Impact. Ce la vuoi descrivere, Gaia? Sì, grazie per l'attenzione su questo tema. Le foreste, come dicevate, sono minacciate da molte azioni dell'uomo e al momento, purtroppo, stiamo deforestando le foreste in Europa e anche paesi terzi come gli Stati Uniti o in Canada o in altri paesi per generare energia che proviene appunto dalla biomassa forestale. E lo stiamo facendo nell'ambito di una direttiva verde, quindi una direttiva sulle energie rinnovabili, che attualmente è in revisione. Dunque, stiamo lavorando insieme a altre organizzazioni, più di 100 organizzazioni in Europa, affinché la biomassa forestale non sia più considerata come un carburante energetico e quindi bruciato per produrre energia in delle centrali e facendo in questo modo stiamo accelerando la deforestazione e la perdita della biodiversità in Europa e nel mondo. E ovviamente questo è un paradosso perché in realtà la direttiva per le energie rinnovabili è una direttiva verde, però nell'ambito dei target di raggiungimento di energia considerata verde esiste anche la biomassa forestale. E quindi l'obiettivo sarebbe appunto quello, nell'ambito della revisione di questa direttiva, di eliminare il considerare il legno, che ovviamente viene dalle foreste, come energia, e in quanto la combustione del legno da un lato genera CO2 e quindi è una minaccia per il clima. Ma poi distrugge la biodiversità. Certo, ecco, a proposito di biodiversità, entriamo anche nel campo del nostro ospite Enrico Moriconi, perché voi avete fatto recentemente una campagna per il divieto dei cani a catena, che purtroppo anche nella regione Piemonte non c'è ancora questo divieto. Quindi cosa puoi dirci, Enrico? Effettivamente la legge relativa, la legge 34 del 93 in Piemonte ha questa caratteristica, prevede il divieto della catena, però nel regolamento applicativo rende possibile l'utilizzo di un filo scorsoio e di una catena agganciata a questo filo lungo almeno 5 metri. Quindi diciamo, le iniziative sono state delle associazioni che l'hanno portato avanti questa proposta,
sono appunto volte ad arrivare al divieto della catena. Il principio è che si sta discutendo in Piemonte la modifica della legge 34 e quindi c'è la speranza che nel corso della discussione si possa introdurre questa variazione, questo miglioramento, che una decisione è già stata presa in molte regioni italiane. Ecco, come portate avanti questa battaglia, Gaia? Come pensate di portarla avanti? Sì, dunque, a seguito della pubblicazione del rapporto legale etologico sono state introdotte già diverse modifiche, come diceva il dottor Marconi, già diverse regioni hanno introdotto un divieto, come per esempio il Lazio, l'Umbria, le Marche e altre regioni, anche al nord Italia, per esempio la Lombardia o anche il Veneto, anche se le leggi non sono tutte uguali nella loro formulazione. E quindi stiamo lavorando regione per regione. In questo momento ci stiamo concentrando sul Piemonte, visto che c'è già un iter legislativo in corso, e speriamo che nel corso dei prossimi mesi possa essere adottato anche in Piemonte un divieto definitivo. In questo ambito abbiamo fatto anche una raccolta firme, grazie a perché appunto, come dicevo, sono Green Impact lavora con Save the Dogs, Animal Law e la Fondazione Cave Canem su questo tema, e abbiamo raccolto più di 5.000 firme di cittadini piemontesi italiani che chiedono l'introduzione in Piemonte del divieto di cani a catena, e abbiamo avuto il consenso da parte del Presidente della Regione di poter consegnare queste firme nel corso del mese di dicembre. Quindi avete già una sorta di appuntamento con Cirio? Sì, abbiamo già un appuntamento ancora da definire riguardo alla data. Ottimo, ottimo. Ecco, tornando invece all'argomento principale di questa puntata, che è la deforestazione, cosa... Tu te ne occupi o ti occupi solo di animali? No, non credo. Tu ti occupi di un sacco di cose. Sono nato tanti anni fa come ambientalista, ecco. quindi questi argomenti li abbiamo affrontati da molto tempo. È interessante nel filmato che è stato presentato, sono due elementi molto interessanti. Uno appunto è il concetto dell'utilizzo del legno come energia rinnovabile, e il principio sarebbe quello legato a quello che avviene in tanti paesi europei, soprattutto in Austria, eccetera, della coltivazione delle foreste, dei boschi. Cioè, i boschi possono essere coltivati, si taglia quello che si pianta, però è esattamente l'opposto di quello che si sta facendo. Cioè, noi tagliamo e poi piantiamo, e ci andranno minimo 20 anni prima che abbiamo delle piante che sono in grado di assorbire la CO2 che abbiamo prodotto con la combustione. Il concetto della coltivazione dei boschi, delle foreste, sarebbe esattamente il contrario, cioè prima si pianta e poi, quando si ha raggiunto la possibilità di tagliare, si taglia. Invece si sta facendo esattamente il contrario, con gravi danni, anche perché in questo modo, invece di diminuire le emissioni della CO2, si aumentano. Chiaro, chiaro. Ecco, interrompiamoci un attimo per la pubblicità. E a proposito di deforestazione, andiamo con un video realizzato sempre da Green Impact sulla deforestazione nella Columbia Britannica. Le foreste pluviali delle aree interne della Columbia Britannica contengono alcuni tra i più grandi e antichi alberi al mondo. Questo insostituibile ecosistema immagazzina grandi quantità di CO2 e costituisce un habitat per animali e piante autoctone. Ma il 97% delle foreste vergini della Columbia Britannica è stato abbattuto per scopi industriali, lasciando solo poche tracce di foresta. E ora esiste una nuova minaccia per queste foreste, l'industria del pellet, che esporta legno da utilizzare come biocombustibile in Europa e in Asia come sostitutivo rinnovabile del carbone. Queste industrie vorrebbero convincerci che per fare il pellet legnoso vengono utilizzati solo gli scarti delle segherie e i residui delle lavorazioni boschive.
Ma ciò che non ci stanno dicendo è che qualsiasi albero non perfettamente idoneo a essere utilizzato come legname è classificato come residuo e che stanno ricorrendo sempre di più agli alberi per produrre pellet legnoso. Le prove che stanno usando alberi per produrre il pellet sono schiaccianti. Enormi tronchi vengono consegnati agli stabilimenti per la produzione di pellet. Migliaia di tronchi vengono impilati negli stabilimenti per la produzione di pellet. E aree delle foreste vengono destinate all'abbattimento delle industrie del pellet, anche includendo foreste che non sono mai state disboscate. Il governo della Columbia Britannica concede permessi alle società che producono pellet per l'abbattimento di alberi in queste foreste vergini, rendendo perfettamente legale per l'Unione Europea la loro importazione e combustione sulla base di vaghi standard di sostenibilità previsti dall'Unione Europea, alla cui elaborazione ha contribuito la stessa industria del pellet. Nel 2019 il Canada ha esportato verso il Regno Unito, l'Unione Europea e il Giappone 3,3 milioni di tonnellate di pellet legnoso, di cui la maggior parte era derivata da alberi interi. Nonostante la combustione del legno emetta più inquinamento da CO2 rispetto alla combustione del carbone, le normative internazionali sulle energie rinnovabili promuovono la combustione del legno come una fonte di energia rinnovabile a zero emissioni di CO2 e concedono miliardi di dollari di sussidi per le energie rinnovabili agli impianti che bruciano il legno. Sostituendo la combustione del carbone con la combustione del legno, che viene classificata come zero emissioni di CO2, questi paesi affermano di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ma la verità è che stanno aumentando la quantità di inquinamento da CO2 riversata nell'atmosfera. È un inganno che produce gravi impatti negativi sul clima e sulle foreste, per i quali i cittadini versano miliardi ogni anno, che potrebbero invece essere utilizzati per le energie veramente pulite e la protezione delle foreste. I decisori politici devono rimediare al loro errore. Bruciare alberi non è una fonte di energia rinnovabile. È una denuncia enorme questa, cioè queste cose non si sanno, non vengono, cioè rimangono invisibili. Cosa ne pensi, Enrico? Sì, io penso che questo documento che abbiamo visto è veramente ci apre gli occhi su che cosa? Sul fatto che si è appena chiusa la conferenza sul clima e hanno gettato la croce addosso alla Cina, esatto, e soprattutto all'India per il consumo di carbone. Il documentario ci dice chiaramente che il carbone produce meno CO2 che non l'utilizzo del legname come energia, per scaldare, no? Quindi il concetto di base qual è? Di nuovo che noi come occidentali, io mi sento dentro questo mondo occidentale, usiamo anche la menzogna per dare la colpa ai paesi poveri senza capire che siamo noi i primi inquinanti del mondo. Invece tutta questa conferenza si è chiusa, milioni di cittadini hanno letto i giornali e sono convinti che i grandi inquinatori siano l'India e la Cina. Io non voglio salvare nessuno, però dire la verità sarebbe un atto di giustizia verso tutti i popoli del mondo. Verissimo, verissimo. Quindi Gaia, puoi aggiungere qualcosa? È impressionante quel documentario. Sì, esatto. Nell'ambito ovviamente del raggiungimento di target di energia pulita, purtroppo esiste anche la bioenergia, quindi un'energia che proviene dalla biomassa, inclusa la biomassa forestale, e quindi per raggiungere target così elevati si è usato una quantità enorme di legname. Certo. E al momento la proposta della Commissione in discussione a livello europeo esenta da un possibile approvvigionamento di legname solamente le foreste vetuste che coprono solo il 3% di tutte le foreste europee, quindi solo poche foreste, quelle protette, sono di fatto veramente protette. E quindi c'è necessità appunto in questo negoziato di escludere questa fonte energetica e anche però di eliminare i sussidi, perché i sussidi alle bioenergie
sono molto grandi. Nel 2018 sono saliti a più di 10 miliardi di euro a livello di Unione Europea, e esistono chiaramente anche in Italia diverse forme di bioenergia, e l'Italia è uno dei tra i più grandi paesi dell'Unione Europea che consuma pellet, quindi il materiale che proviene dal legno. L'85% del pellet si consuma in Italia è importato. Certo. E quindi di fatto è importato, quindi è legato ovviamente all'utilizzo del legno di altri paesi dell'Unione Europea e fuori dell'Unione Europea. E quindi con l'esclusione di UK, che è uscita dall'Unione Europea, del Regno Unito, scusate, a oggi è il più grande consumatore di pellet dell'Unione Europea. E questo è anche dovuto ai sussidi che di fatto incentivano l'utilizzo di questo materiale. Certo, ecco, parlando di cambiamenti climatici se ne parla tanto in questo momento, ci sono anche tutte queste manifestazioni Greta Sì. Thunberg, ecco, un elemento di cui, che non appare mai molto è quello degli allevamenti intensivi, e questo è un tuo Sì. tema, perché praticamente anche questi Friday for Future, io non vedo tanto, lo so che molti sono vegani, perché Greta stessa pare che sia vegana, ma non vedo dei grandi cartelli che dicano le cose come stanno a livello di inquinamento, che pare che gli allevamenti intensivi siano una delle maggiori cause di inquinamento. Ma a questo proposito si può fare una riflessione, ovvero l'Europa ha appena deciso che tra qualche anno non ci saranno più autocombustibili fossili per limitare le emissioni di CO2, passeremo tutti all'elettrico. Però ha dimenticato di ricordare che dati della FAO, le emissioni di gas climalteranti dovute agli allevamenti intensivi, sembra, dice la FAO, che superino le emissioni di CO2 dei trasporti mondiali. Quindi Pazzesco. mi sembra che davvero sia non analizzare il problema nella sua globalità, nella sua completezza. Ovvero, io mi aspettavo che accanto all'argomento delle auto elettriche si affrontasse l'argomento degli allevamenti intensivi. Anche perché gli allevamenti intensivi, non dobbiamo dimenticarlo, sono anche legati alla E deforestazione. certo. Perché non dobbiamo dimenticare che le cause di deforestazione, adesso abbiamo giustamente si è aggiunta la deforestazione per Per il la pellet. combustione, per il pellet, ma dobbiamo ricordare che altre cause di deforestazione pesantissime Sì. sono le semine, la seminare il mais Il mais. per gli allevamenti intensivi e anche un altro punto molto dimenticato, utilizzare la cellulosa per fare la carta. Quindi c'è questa aggressione continua alle foreste che dobbiamo di nuovo sentirci tutti responsabilizzati. Non è solo questione dei paesi poveri, non è una guerra tra paesi poveri o paesi ricchi, anche perché dobbiamo Chiaro. ricordare che se noi guardiamo l'inquinamento pro capite, cioè l'uso delle energie pro capite, noi cittadini dei paesi cosiddetti più sviluppati abbiamo ancora un impatto, cioè un'impronta ecologica molto più pesante che non che noi cittadini dei paesi in via di sviluppo, quindi Certo. dobbiamo fare un po' un atto di autocoscienza. Se, però tanto si sa che le cose vengono comandate non certo da noi, ma dall'economia e Certo. dai sistemi economici, eccetera, eccetera. Purtroppo, questo non siamo noi a poterlo determinare, perché lì c'è anche un discorso dell'alimentazione che andrebbe fatto. L'alimentazione è basata sulla carne, perché poi è quello che produce gli allevamenti intensivi esistono perché c'è grandissimo consumo di carne, che tra l'altro carne che fa male alla salute. È tutto un po' collegato, però chi comanda tutto questo? L'economia, credo. Sì, purtroppo il problema io direi proprio della visione generale e della deriva ambientale che stiamo vivendo sul pianeta è proprio che c'è Incongruenza. una congiunzione di più elementi negativi che Esatto. si sostengono uno con l'altro.
soprattutto è il concetto economico quello che privilegia, che condiziona tutto, perché dobbiamo produrre tanto per avere tanti prodotti che costano anche poco rispetto al valore intrinseco che hanno, e quindi e per produrre di più, per produrre tanto, va bene qualsiasi scappatoia, certo, anche fortemente inquinante. Certo. Gaia, Green Impact vedo che si occupa di a 360 gradi di un sacco di cose, dagli animali all'ambiente. Vuoi segnalare qualche altra battaglia? No, volevo solo aggiungere forse appunto nel detto a quello che diceva il dottor Moriconi, che non scordiamoci che nell'Unione Europea noi diamo moltissimi sussidi alla produzione di carne, così come in altri paesi industrializzati. Il 45% del budget dell'Unione Europea è devoluto alla politica agricola, tra cui okay, appunto allevamenti c'è sempre uno sbilanciamento tra un certo tipo di agricoltura, anche biologica, e quella invece convenzionale, e altro che quella intensiva. Quindi il consumatore di fatto non paga questi prodotti quanto appunto valgono, e non paga l'impatto di questi prodotti sul pianeta e sulla salute. Certo. Se così fosse, probabilmente già il prezzo reale farebbe diminuire di moltissimo il consumo di questi prodotti. Chiaro. Ecco, se vogliamo aiutare Green Impact, cosa dobbiamo fare? Come si può aderire in qualche modo? Segnaliamo il sito. Allora sì, sicuramente in questo frangente vi inviterei anche ad andare sul Facebook di Save the Dogs, dove appunto c'è l'iniziativa giunta ancora aperta per chiedere al governatore Ciro di introdurre la normativa sul divieto di cane a catena, e quindi magari da qua, quando lo incontreremo, far salire a 10.000 perfetto, il numero delle firme. Benissimo. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Gaia Angelini, ringrazio Enrico Moriconi, grazie. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, e alla prossima.